Qualche giorno fa stavo guardando le storie WhatsApp di una ragazza che sto tampinando da un po' di tempo e ad un certo punto noto la foto di un mazzo di rose con scritto regalo inaspettato. La prima cosa che mi sono chiesto è stata la seguente: l'avrà fatto per ingelosirmi? Le tattiche femminili le conosco bene purtroppo e a volte sono come dei trabocchetti. Quindi ho riflettuto un attimo e poi le ho scritto: gli spasimanti, puntini puntini. E lei: sì, ero sotto la doccia ieri, non me l'aspettavo. Io: bene, così se lo fanno loro io risparmio, puntini puntini. E lei si è messa a ridere. Ormai faccio questo lavoro da ben 5 anni e ho anche un bel po' di esperienza personale. Regalare qualcosa ad una donna è un comportamento molto rischioso, perché il confine tra gesto utile e gesto controproducente è molto sottile. Iniziamo da questa seconda categoria: regali inaspettati. I regali inaspettati, che siano attenzioni particolari oppure dei regali materiali, come il mazzo di rose che ha ricevuto questa ragazza, hanno un effetto benefico immediato, ma dall'altro lato ti scoprono immediatamente il fianco. La domanda che ti devi fare è la seguente: cosa ha fatto lei per guadagnarsi questo regalo? Assolutamente nulla. Quindi lo apprezzerà sicuramente e ti ringrazierà anche con gentilezza. Ma l'attrazione e la conquista sono un'altra cosa. La donna la seduci quando le fai muovere il culo e la fai investire, cioè quando manifesta tutta una serie di comportamenti che rappresentano un sostanziale interesse nei tuoi confronti. Ti scrive per prima ogni giorno, ti cerca, ti fa dei complimenti, quando sei assieme ti sta vicino, via messaggi porta avanti la conversazione, eccetera eccetera. I regali inaspettati premiano la donna solo per essere bella, quindi innalzano la sua autostima e la posizionano più in alto rispetto all'uomo che ci sta provando. Ecco perché, secondo me, colui che ha comprato le rose a questa ragazza ha buttato via i soldi. Regali meritati. I regali meritati, invece, hanno un effetto benefico nel medio e lungo termine e vanno sostanzialmente a premiare i comportamenti virtuosi di una donna, ossia tutto ciò che lei fa a tuo favore. Ad esempio, se lei ti invitasse a casa sua per una cena a lume di candela, allora sì che faresti molto bene a presentarti con un mazzo di fiori e non prenderei le rose, perché ormai sono banali scontate. In questo modo andresti ad educare la donna di turno, facendole capire che tu apprezzi moltissimo quando lei fa qualcosa per te. Tutto ciò rappresenta anche uno stimolo per lei a ripetere questa tipologia di comportamento. Quindi aspettati che sia lei a fare qualcos'altro di piacevole per te nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, proprio perché l'hai educata e premiata a seguito di un comportamento virtuoso. È come quando un bambino viene premiato dai genitori dopo aver preso un bel voto a scuola. La volta successiva, per avere qualcos'altro dai suoi genitori, appunto, si impegnerà ancora di più. Invece, l'alunno che riceve tutto da mamma e papà senza leggere nemmeno una pagina di un libro finirà per non fare nulla. I meccanismi educativi sono veramente gli stessi. Quindi, ogni volta che stai per fare un regalo ad una donna, chiediti sempre se vuoi crescere un bambino prodigio e intraprendente oppure un bambino svogliato ed annoiato. Sei tu con il tuo modo di fare che puoi essere il premio per la donna che stai conoscendo, oppure il suo spasimante che la insegue.